parleremo di aziende cerealicole. Le aziende cerealicole si caratterizzano da un lato per la ridotta dimensione media. La struttura logistica e gestionale degli impianti di prima lavorazione è sovente di tipo familiare e non sempre adeguatamente efficiente dal punto di vista tecnologico, con conseguente perdita della possibilità di realizzare economie di scala che sono importanti per raggiungere obiettivi di competitività. Dall'altro si caratterizzano per la presenza capillare sul territorio, la forte specializzazione, i rapporti con gli enti e le istituzioni della ricerca, un know-how storico consolidato nel tempo. Questi sono gli elementi costitutivi di una rete di imprese sempre più multifunzionali, sostenibili, competitive e proiettate verso la specificità territoriale e l'innovazione, dalle quali proviene un prodotto altamente strategico a supporto della produttività delle aziende agricole.